5 milioni per i danni provocati dall'alluvione del 2014 e dalla tempesta di vento del 2015. Buone notizie per le famiglie che hanno subito danni e che ora possono ottenere il risarcimento, ma si tratta di una possibilità riservata soltanto a quei proprietari che all'epoca segnalarono i danneggiamenti attraverso i percorsi attivati dal Comune. I 5 milioni assegnati a Prato fanno parte dei 1.500 che il Consiglio dei Ministri ha stanziato per i danni causati dalle calamità naturali che hanno colpito l'Italia dal 2013 in avanti. Prato è stata colpita due volte, la prima a gennaio e a febbraio 2014, quando Castelnuovo finì sott'acqua, e il 5 marzo dello scorso anno, quando il vento forte devastò letteralmente tutto il territorio. Per l'alluvione sono disponibili 18.950 euro perché solo 4 famiglie presentarono la famosa scheda B, quella cioè che serviva a segnalare i danni al patrimonio abitativo privato. Il resto servirà a risarcire le 1.000 famiglie che presentarono la scheda B dopo la tempesta di vento. Tempi stretti per le richieste di contributo. Appena sarà approvata dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale l'ordinanza specifica per ogni regione, il Comune attiverà un numero di telefono dedicato. I tempi dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono davvero ridotti, soltanto 40 giorni. Scaduto questo termine, non sarà più possibile accedere al contributo, che coprirà l'80% delle spese sostenute e certificate per i danni alla prima casa e il 50% per altri immobili. Abbiamo lavorato a ogni livello perché arrivassero segni concreti e tangibili alle famiglie che hanno subito danni, il commento del vice sindaco Simone Faggi. Siamo soddisfatti per la risposta che è arrivata e che permetterà di restituire ai pratesi parte delle spese che hanno dovuto sostenere. Ci stiamo attivando con gli ordini professionali affinché possano mettere i loro professionisti a disposizione dei cittadini a tariffe agevolate. Nei prossimi giorni, dopo un incontro in regione, saranno forniti i dettagli su come, dove e entro quando presentare la richiesta di contributo. Per le imprese e per le attività commerciali, l'iter procedurale inizierà invece nel 2017 e sarà di competenza della Regione.